Lo Sporting Sala Consilina non sa più vincere neanche nelle amichevoli e il test match con il Cosenza sul campo dei calabresi, svolto alla vigilia del turno di riposo in programma sabato, doveva essere l'occasione per confrontarsi con un team che sta facendo bene nel girone D e per prepararsi alla difficile sfida che attende Zancanaro e soci sabato 19 febbraio, quando al Pala Cappuccini affronteranno il Pomezia. Rosciano, neotimoniere del team salese, ha provato uomini e soluzioni partendo con un quintetto leggermente modificato con Gallon tra i pali e Carducci, Zonta, Abdale e Brunelli uomini di movimento. Un test che da subito ha evidenziato le carenze dello Sporting. Ai calabresi infatti è bastato un minuto e mezzo per sbloccare con Alex Gonzales al termine di una bella manovra. I gialloverdi trovano la forza per raggiungere il pareggio con Abdala dopo 13 minuti, ma a tre giri di lancette dallo scadere della prima frazione ecco la rete che porta avanti Cosentini e a firmarla è l'ex di turno Oscar Morgade, una marcatura che fa chiudere il tempo sul 2-1 per il Cosenza. Stesso canovaccio poi della gara con il CUS Molise nella ripresa, con lo Sporting Sala Consilina che crea molto ma finalizza poco o niente. E così il Cosenza, dopo 5 minuti del secondo tempo, trova con marchio anche la terza segnatura. Rosciano dalla panchina prova a sollecitare i suoi, che appaiono poco precisi in fase conclusiva, come nel caso degli ultimi 4 minuti, quando con 5 uomini di movimento creano 3 palle nitide per segnare, ma puntualmente tutto fallisce in modo clamoroso e invece della rete giallo-verde arriva il poker dei calabresi che chiudono sul 4-1. Una sconfitta che non pregiudica nulla ma deve far riflettere in vista del ritorno in campo con il Pomezia, soprattutto perché le squadre che seguono lo Sporting in classifica hanno cominciato a correre e fanno sentire il fiato sul collo al team valdianese. La zona play-out dopo i recuperi è distante solo 5 punti, non sono possibili più passi falsi.